Radio DJ. Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelant. DJ, riavvolgi. Va bene, oggi potete stare tutti, dai, c'è talmente tanta discussione che se mandiamo via della gente rimaniamo in tre. Quindi sia da una parte che dall'altra, ci sta. Anche Walter, tu grande fan di questa. Tantissimo. Io medio. No, dai, è un pezzo. Cioè, mi piaceva ai tempi, forse. Guarda che è un nostro amico. Lo so. Gli mandiamo un abbraccio, gli mandiamo un grande saluto. Ehi, ciao. Siamo pronti a iniziare una nuova puntata di Cattelant. Sigla! Come va? Tutto bene? Dai, con sto tacchinaggio lì, sti tacchini. Come va? State bene? Tutto bene. Bene. Sono molto felice. Io felice. L'Inter. Tutto bene. L'Inter bene. TV bene. Ieri molto bene con Alessandra Celentano. A parte è bellissima donna, sì. Molto simpatica. E anche con la Pesci di Martino. Io non li avevo mai conosciuti dal vivo. Mi avevano tutti detto che erano molto simpatici. Effettivamente fanno proprio ridere. Questa sera ci sono Edoardo Leo.
bello. Beh, un altro che fa Simba, che fa ridere. Biagiarelli, l'esperto di cibo. Certo. Ah, sì? Non credo. Per la settimana scorsa, stasera cercate, l'abbiamo mangiato questi nuovi cibi che fanno molta paura alla tradizione italiana, no? L'eventualità che poi a breve ci si possa nutrire di grilli, cavallette, larve, eccetera, eccetera. Mette la gente molto sul chi va là. Questa sera proveremo insieme a Biagiarelli, che è un grande esperto mondiale di cibo, altre, tra virgolette, cose che... schifezze, per dirla facilmente, cioè sono cose anche molto buone, fanno un po' impressione, però della tradizione italiana. Ah. E sai che a me disturbano più dei grilli e delle cavallette? Per esempio, questa sera sì, assaggiamo la vagina di mucca. Mentalmente mi fa più impressione che non la settimana scorsa sento mangiarmi un grillo. Beh, è una... Io non l'ho mai sentito. Cioè... È tipo, credo che faccia parte un po' di quella famiglia del lampredotto. Ah, ok. Il lampredotto in Toscana è il retto della mucca. Ah, ok. Ok, credo che sia un po' quella cosa lì. Ho sentito parlare, ma forse per fortuna non l'abbiamo trovato, non lo so. Sperma di tonno. Com'è che lo prendo? Cioè, comunque, non sono meglio le larve, ragazzi. Perché questa qua è roba che si mangia in Italia, eh. Cioè, il sanguinaccio. Beh, dai, sanguinaccio. Sì, lo so, però il sanguinaccio è sangue rattrappito. Cioè, non so, facciamo tanto che schifo i grilli. E poi ci mangiamo il sanguinaccio, però. Quindi, no, per dire che è tutta una forma mentis culturale. Cioè, alla fine i cibi sono cibi. Che bello che esistono i broccoli, eh. Vero? Sì. Madonna, ieri ne ho mangiati tantissimo. Proprio una spadellata di broccoli belli buoni. E poi cos'è che facciamo ancora? Ah, no, e poi c'è il capitano del Milan, Davide Calabria. Impazzisco. Stasera, bello. È un No, è ancora a piede libero, Davide Calabria. Anch'io impazzisco, non vedo l'ora. Ma concentriamoci su di oggi in radio, ragazzi. Ma già perché? I messaggi, le domande. Perché? Quante volte vi abbiamo raccontato che noi affrontiamo la settimana ormai per step mentali? Sì. Il venerdì è la giornata, vale tutto. Spesso parliamo di argomenti con esperti, cose che comunque ci interessano. Diventa una chiacchiera, no? Una puntata. Ecco, lì forse rimanete un po' esclusi voi come ascoltatori. Diventa una chiacchiera su argomenti che però noi ovviamente speriamo vi interessino. Il giovedì è tutta per voi. Giovedì Lemma, forse la mia preferita della settimana. Proprio ci occupiamo delle vostre vite, bellissimo. Lunedì, martedì siamo un po' in crisi. Siamo un po' in crisi. Ieri l'abbiamo dimostrato. Ieri lo abbiamo dimostrato. Andiamo un po' in crisi perché comunque sono 20 anni che uno fa la radio e lo ripeto sempre per tutti. Noi non possiamo basarci sulle notizie come fanno tutti gli altri programmi, perché ne hanno già parlato tutti prima. Noi ogni giorno ci dobbiamo inventare un'esperienza personale, ma la vita a un certo punto quella è e quella diventa, no? Quindi lunedì, martedì andiamo in crisi. La nostra giornata preferita è il mercoledì, perché c'è la dottoressa Stefania Andreoli, gli raccontate i cazzi vostri, lei vi dice le sue cose. Boom. Io vado su. Walter se ne va, la Fosca gioca sul computer, io vado in stand by, sto qua col telefono in mano. Col joystick. Maurizio schiaccia io dei bottoni. Poesie. Schiaccia dei bottoni a caso mentre scrive poesie. Cioè, ognuno di noi può essere libero perché è tutto sulle spalle della dottoressa, sì, Stefania Andreoli. Ma oggi. Dimmi che cosa devo fare! Perché è inutile. La dottoressa Stefania Andreoli dimostra di essere un essere umano. Si è ammalata. Sì. E per un po' abbiamo sperato almeno di averla al telefono. Abbiamo detto, guarda, anche se sei mezza morente, però dai, almeno al telefono. Non ce la fa neanche al telefono. Quindi questa diventa la peggior puntata della settimana, ma. Cosa abbiamo detto, ragazzi? Facciamo noi. Dai, facciamo qui. Noi. Facciamo noi. Ok, quindi oggi, dottoressa Stefania Andreoli. Quattro cervelli al posto di uno. Quattro cervelli al posto di uno. Vediamo se dopo 2 anni, dottoressa Stefania Andreoli, abbiamo imparato a rispondere alle cose che risponderebbe lei. Ok, quindi prendiamo noi le telefonate dei vostri problemi e proviamo noi a darvi una mano. Ok, facciamo. Se poi ci sta ascoltando in questo momento Federico Russo, se riesce a venire qua in fretta, l'ultima mezz'ora la facciamo con Federico Russo che imita la dottoressa Stefania Andreoli. Ok, che così vi diamo cioè diventa tutto più rientra tutto più nella routine. Allora 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms, diretta @dj.it è l'indirizzo mail. Se anche da adesso deciderete di non scriverci perché non c'è la dottoressa Stefania Andreoli, il mercoledì voi scrivete sempre in anticipo, quindi ne abbiamo già a sufficienza, sì, per chiamarvi lo stesso. Non ci fa paura niente, ok? Non ci spaventa niente. Iniziamo subito col primo pezzo di oggi, partiamo con Ariete, Mare di Guai su Radio DJ. Tu eri più bella di me. E adesso che il letto è vuoto e la casa in silenzio, ho paura a dormire.
senza un perché. E c'è una torre di piatti che aspetta in cucina e una foto di te sotto il mio cuscino. E vorrei sapere che si prova se resti. Non voglio più perderti nel chiaro di luna. Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi. Tutto ciò che amo mi fa sempre paura. Buttati con me, mare di guai, non so nuotare in una vasca piena di squali, piena di squali. Vestiti da sera, c'è il mio pezzo preferito. E buttati che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo, ci cerchiamo nelle strade, nei silenzi di un cielo blu. Che bella la cassa dritta, sembra la cosa, la soluzione migliore. Fanno tutte così. Con la, tu va a fare, esatto, non potete fare tutte cose. No, tu, 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 tutte così le canzoni dovrebbero essere. Allora, il Lampredotto, mi avete corretto, non è il. Allora, io per retto intendevo la parte finale del, dell'intestino. Ovviamente dite che è lo stomaco. Mi fido di voi, mi fido di voi. Io avevo sempre sentito dire che fosse la parte finale del, dell'intestino della mucca. Però io vabbè, stomaco, penso trippa. Anche sì, boh, forse anch'io. I villi. Cos'è la è una delle quattro sezioni dello stomaco dei bovini, l'abomaso. L'abomaso. Ok, va bene. Comunque una roba che fa impressione. Ci scrive Daniele da Genova: la vagina di mucca l'ho mangiata, non aspettarti sto gran sapore né una consistenza particolarmente strana, quindi vuol dire che poi è simile. Ma anche la lingua stessa. Io sono piemontese, la lingua è proprio la regina del carrello dei, dei bolliti. Sì. Però fa impressione, quando, soprattutto quando te la servono ancora proprio con la forma non tagliata, che proprio la linguazza. Intera? Proprio intera. Cioè, se ci pensi, no? Cioè, tutti quelli che la settimana scorsa dicevano: oddio, che immagine schifosa, mangiare una larva. La lingua di una mucca non è che come immagine sia tanto meglio. Poi le mangi perché ci siamo più abituati. Sempre Daniele da Genova ha assaggiato anche lo sperma di tonno, dice essere strepitoso. Un altro ascoltatore dice: io voglio sapere mangiano? Come lo prendono. Niente, devi fare una pipetta al tonno e poi col retino fuori. Tu prendi un tonno, peschi un tonno, infili una provetta, peschi un tonno con le manine. Poi no, allora lo sperma di tonno, ce lo spiega Raffaele invece, chiamato lattume, è la sacca, la sacca spermatica del tonno lessata, che assume poi la consistenza del bianco dell'uovo. Al pari della bottarga di tonno, è un prodotto molto pregiato, figlio ovviamente di quel retaggio del non si butta via niente. Quindi prendi un pesce e cerchi di tenere tutto, tutto quello che si può mangiare, mangi. Son cibi che chiaramente vengono non dalla gioia di mangiarli, ma dalla necessità di mangiarli. Poi magari si scopre che sono anche buoni e pregiati. Anche il concetto di pregiato è curioso. Cioè, più è difficile
Penso sia una questione di quantità, più difficile ottenerlo, estrarlo. Sì. Cioè, tutte quelle che sono piccole uova, la bottarga. Che... La bottarga sono uova essiccate, giusto? La bottarga, uova essiccate. Cioè, a me piace un sacco la bottarga. Proporzionale alla bontà. Allora, di solito le cose. Vero? Sono uova essiccate, così. Secondo me è quanto è difficile estrarle e quanto è forte il gusto. Perché comunque, per esempio, tutte queste cose qua sono cose molto saporite, che danno un sapore forte, forte, forte alle cose. Forte, 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 forte. Fabrizio! Ciao! Ciao Fabri, ciao, come stai? Bene, bene, grazie, voi? Tutto bene. Fabrizio da Roma, tecnico di strumenti di misura. Cosa sì, vuol dire? Misuri le cose? Vabbè. La taratura, sì, controlliamo che gli strumenti siano giustamente tarati, cioè che se un frigorifero ti dice che, fa, che ci sono dentro 5 gradi, ci siano effettivamente 5 gradi. Ah, ok. Via. Ma tutto questo prima di essere venduti o fa parte di una manutenzione che tutti dovremmo fare e io non faccio mai? No, vabbè, questo è in un'industria farmaceutica, quindi... Ah, ok, quindi sì, sì, sì. Un po' più sotto controllo. Frigoriferi che servono a contenere farmaci che quindi devono stare a quella temperatura lì, eccetera, eccetera. Esatto. Sì, esatto, perché se succede al frigorifero di casa mia, al limite butti via due uova. Se succede lì, è un po' più caldina, così, lì rischi di fare dei danni. Allora, Fabri, il messaggio tuo, come quello di tutti quelli che credo sentire oggi, era per la dottoressa Stefania Andreoli. La dottoressa Stefania Andreoli, ahimè, non c'è. Vuoi che ci pensiamo noi? Ma assolutamente sì. Lo possiamo fare, guarda, ci mettiamo in quattro, eh? Tra l'altro... Sì, a posto. Tu hai figlio di 8 anni, la figlia di Mauri è in quell'età lì, ne ha 6, ma sta arrivando, mia figlia ne ha 7, siamo più o meno lì, io ho una di 11. Walter ha avuto 8 anni una volta nella vita e forse anche Fosca. Per me non è più cambiato niente. Esatto, Fosca è rimasta 8 anni, quindi siamo le persone giuste per te. Perfetto. Vai, raccontaci. Allora, io ieri torno a casa e trovo mio figlio disperato sul divano. Sì. Fa, ma che succede? C'è Tizia che oggi si è fidanzata con Tizio. Sì. E Tizia è questa bambina che a lui piace dall'anno scorso, da quando è iniziato elementari. E dice, sto malissimo, ho pianto anche tutto il pomeriggio a scuola e sono disperato. Ah, quindi delusione d'amore. Esattamente. Allora, proviamo a farla come la dottoressa. Piccolo, allora facciamo un gioco, Fabri. Io faccio te e tu fai tuo figlio. Okay. No, questo non lo so fare, è troppo brava lei. No, allora ci sta a 8 anni che ci siano queste cose qua. Che poi il fidanzamento di per sé, ovviamente, non vuol dire niente, no? Cioè, esatto, sono cose nominali che tu ti dici. Siamo fidanzati, però non gli potevo dire così, cioè, nel senso, non volevo sminuire la cosa. Chiaro. Tu vuoi cercare di consolarlo dando l'importanza giusta a una cosa che è, cioè, dando l'importanza giusta per lui a questa cosa. Con un giorno di ritardo, poi, perché ieri l'ho buttata su, dai, andiamo a giocare un po' a pallone. Ok, quindi ieri hai provato a distrarlo. Esatto. Che comunque secondo me ci sta sempre. Quell'età lì, dai, gli fai. No? Gli dai qualcosa da mangiare, gli dai un. Allora, vediamo se riusciamo a distruggere tutto il lavoro fatto dall'Andreoli in 2 anni. Allora, distrarlo mi sembra un'ottima teoria. Ok. Comprarlo con degli oggetti. Comprarlo con degli oggetti anche, cioè andargli a comprare qualcosa. Però. Sì. Però alla lunga mi costerebbe troppo. Alla lunga costerebbe troppo. Provare a fargli capire l'importanza del non aspettare troppo quando ti piace una. Perché comunque, esatto, se gli piace l'anno scorso, grazie. Magari lei è stata lì ad aspettarlo un anno e mezzo. Esatto, però è un anno e mezzo che glielo diciamo. Dice, ma io mi vergogno. No, vabbè, ci sta. Io, ecco, proverei a buttarla. Però scusa, così sembra che sia colpa sua. No, certo, infatti, no, ma fino adesso queste sono tutte cazzate. No, allora, seriamente, io proverei a buttarla sulla repentinità con cui le cose cambiano. Okay. Cioè, che quello che è vero oggi non è più vero domani. Cioè, quello che succede oggi, domani potrebbe cambiare. Quindi, comunque sia, non è persa per sempre questa bambina, se gli piace. Ok. Oh, comunque abbiamo detto, lo facciamo in quattro. C'è Walter che si sta mordendo le labbra pure di non parlare. Non saprei cosa fare. Tu hai ragione, come faresti oggi? Ha ragione a star male, deluso? Sì, certo. Va bene. Digli così. Va bene. Come si chiama tuo figlio? Andrea. Andrea, va bene. È giusto che tu soffra. Questo è un insegnamento per il proseguo della tua vita. Sarà sempre così. No, va però bene. Può capitare che nella vita non esista corrispondenza. Non esista corrispondenza. No, Walter, affrontala come se ti succedesse oggi. Serio? Serio. Gli passa. Sì, ma anche secondo me.
alla fine sì. Sì, gli lasci lì, sì, dai, sì, andiamo a giocare così. Però, dai, bravo. Tu stai male, ti dicono tanto, poi ti passa. Tu come te la vivi? Io non è che proprio la prenderei benissimo. Sì, okay, no, non la prendi bene, ma infatti forse va ignorato. Devi ignorarlo, Fabio. Quello era il mio. Devi ignorare tuo figlio. Cioè, lascialo lì nel suo dolore. Sì, lascialo lì, piange. Tanto, sì. Mi fermo al lavoro, torno tardi che già dorme. Allora, se riesci, ciao, è fantastico. Questa è la colapesce. Questa è la colapesce di Martino. Vado a lavorare solo per non stare insieme a te. Che è una grandissima. Secondo me questa frase ha mandato in crisi coppie in giro per il mondo, che è una grandissima verità. Sì, stai a lavorare un po' di più, cerca di tornare che lui dorme. Tanto, sinceramente, può andare avanti a piangere, esatto, per quanto? Ah, non lo so, io spero abbia già smesso. Ma no, sì, magari quanti giorni diventa un problema? Ma magari torna e ci sia fidanzato lui oggi, quindi questo non lo so. Infatti. Sì, secondo me è una di quelle cose che ignorandole vanno a posto da sole. Prova a ragionare come spesso facciamo io e Walter. Sai chi si occuperà di questo problema? Il Fabrizio del futuro. Se dovesse okay andare avanti per tanto. O lo psicologo di mio figlio nel futuro. Certo. Nel futuro, sì. Mio padre mi ha ignorato. Esatto, quel giorno, io mi ricordo, sono tornato a casa disperato, esatto, mio padre mi ha ignorato. Sì, comunque ecco, io non ingigantirei la cosa. Ok, a posto. Invece vedi, Fosca ha la faccia di una che vuole essere rassicurata. No, io non è che la ingigantirei, ma sicuramente la accoglierei. Cioè, ci parli con lui delle sue ragioni. Certo. Allora, Fosca, diciamoci. Però, ti ripeto, non vorrei né sminuire né dare troppo peso alla questione. No, capito, ma allora guarda, io vi ho già detto. Poi ti va a mangiare un gelato? Io vi ho già detto mille volte quanto sono contento il mercoledì che ci sia la dottoressa Stefania Andreoli. Vi ho già detto, Dio solo sa la stima e l'affetto che ho nei suoi confronti. Stiamo parlando di un bambino di 8 anni. Che comunque triste. Ma accendi la televisione e si distrae. Ah, sì. Cioè, sono i problemi d'amore di un bambino di 8 anni. Dai, passa. Ok, forse ci risentiamo quando ne ha 16. Sì, esatto, a 16 magari è un altro tema, va trattato con più delicatezza. A 8 anni, dai. Certo. No? Va bene, va bene. Sì, io voglio pensare che, secondo me l'abbiamo detta male, ma la dottoressa sarebbe d'accordo con noi. Voglio pensare questo. Oh, però siete vivi? No, pensavo fosse una chiusa. No, sì, anche. Fabrizio, ti mandiamo un abbraccio. Grazie, ragazzi. Ciao, buona giornata. Ciao.
senza la dottoressa è come abitare in un attico con l'ascensore guasto. Arrivi comunque a casa, ma che fatica, Guido. Però arrivi. Sì. Dai, alla fine la soluzione era. E hai fatto anche sport. Sono perso via. Cosa dovevamo fare adesso? Andare in pubblicità. Ah, andare già in pubblicità? Su quello non sbagli. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Due cose. Volevo dirlo, ma. Ah, no, ecco cosa volevo dire. Walter mi ha attenzionato al messaggio di un ascoltatore che dice: ah, porca miseria, però magari qualcuno vi chiama per un aiuto. E ci siete voi al posto della dottoressa, dovreste specificare che oggi i consigli che si sentono sono quelli di un amico. Ah, veramente ve lo dobbiamo. Cioè, se non arrivate neanche a capire questo, però il problema che ci sottoponete è comunque meno grave di questo. Cioè, se non arrivate a capire questa cosa qua, ci sono gli altri problemi di cui vi dovete occupare, no? Sì. È un po' come il pezzo di Ricky Gervais che diceva: se dobbiamo ancora scrivere nelle bottiglie di candeggina non bere, leviamo quell'etichetta per un paio d'anni. Dopo 2-3 anni il mondo è un posto comunque migliore. Cioè, la sua battuta era un po' questa roba qua. Allora ci fermiamo per della sana pubblicità, ritorniamo tra pochissimo, sempre con i consigli del nostro pool di scienziati. C'è la dottoressa Fosca, l'ingegner Proserpio, il commendator Rossato e il Sandrino vostro bello, che vi danno consigli che speravate di ricevere dalla dottoressa Stefania Andreoli. Ma oggi, ahimè, sono consigli. Guardate le mie mani che fanno le virgolette. Da amico, ok? Ok. 347-342-5220, diretta a @dj.it, l'indirizzo mail. Avete sentito, anche voi una sirena? Sì. Stanno portando l'Andreoli qua, si è fatta portare d'urgenza. Fateli fermare, fateli smettere. Torniamo tra poco, ragazzi, sempre su DJ. Attenzione, riparte l'azione, Cattelan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete, Cattelan, incredibile, proprio lui. DJ, riavvolgi.
Cardigans. Questa bella. Beh. Bella prima, bella adesso, bella forever, bella forever. Loveful su Radio DJ, sono le 12.37. State ascoltando questa strana puntata rispetto al solito del mercoledì. Strana per metà. Cioè, manca semplicemente la dottoressa Stefania Andreoli. Ma noi abbiamo deciso che avremmo portato avanti il nostro percorso di cura nei vostri confronti come se niente fosse. E stiamo facendo noi da supplenti. Sì, a okay? questa missione. Quindi non c'è la dottoressa, ci siamo noi. Ma Maurizio usa la base di Carletto anche con l'Andreoli? No. Con l'Andreoli non la uso mai. Ah, fai cosa serio? Metti? Cosa metti con l'Andreoli? Metticela anche noi, che sembra serio. Esatto, perché forse la gente sente Carletto il principe dei mostri sotto e dice: sono quattro coglioni. Beh, invece, invece metti quella. Che uso per gli ascoltatori. Ma mettila, non raccontarcela. No? Metti. Ah, questa qua? No, metti Carletto, dai. No, dai, tutta sì, la vita. Era più bella Carletto. Vai, vai, rimetti quella. Al telefono c'è Marzia, buongiorno. Salve, dottor Cattelan. Oh, benvenuta. Come sta? Sì, tutto bene, grazie. Tutto bene. Allora, Marzia ha un problema che secondo me, questo posso dire la verità, questo secondo me lo possiamo gestire noi. Cioè, la dottoressa qua sarebbe forse stata sprecata quasi, un lusso che non ci meritiamo. Questa è una cosa ma che possiamo fare. Ci vuole un team preparato. Sì. Vai, dici un po'. Io ho il problema con il figlio di mia suocera, che ha svariati anni, 44 anni. Ah, aspetta, perché ci hai fatto già una mezza supercazzola. Il figlio di tua suocera vuol dire tuo marito. Mio marito. Ah, marito. Ok. Che sì. Alla veneranda età di quasi 44 anni si è improvvisato influencer. Sì. Quindi, e diciamo che la sua musa ispiratrice il 90% delle volte sono io, quindi certo. Mi percula nei suoi si può dire. Sì. Okay. Ah, c'è un influencer di quelle coppie dove lui fa i dispetti alla moglie? Ma diciamo, racconta un po' di vita quotidiana e evidentemente io sono prolifica di situazioni su cui sei foriera di agguati ricevuti. Sono un grosso contenuto che cammina, diciamocelo. Esatto, ok. E quindi lui tu vuoi dire lo assecondo come un pazzo o cerco di fargli capire che non è più ora? Perché qualcuno che lo segue inizia a fermarmi al supermercato e nell'alimentare del borgo, quindi inizia a diventare, cioè, del tipo: ha fatto un post su un supermercato che ha chiamato cazzo che prezzi, io ero nel supermercato, mi sento da lontano. E sento da lontano una tizia che fa: oh mio Dio, ma sei la moglie di Emiliano Miliucci, che ci fai? Aspetta. Allora, è la moglie di cazzo che prezzi. Sei la moglie di cazzo che prezzi. Senti, Marzia, qua per valutare la gravità della cosa, anche per capire se ti riconoscono nel borgo perché è diventata una piccola celebrity locale o sei diventato famoso in senso un po' più ampio, dici chi è che andiamo subito a vedere. Cosa fa? Instagram o TikTok? Mi sembrano più cagate da TikTok queste, no? Ma è vecchio, è Facebook, cioè. No, madonna, Facebook manco ce l'ho sul telefono. No, non ce l'ho Facebook. Solo Facebook, Instagram niente? No, perché lui scrive, non è che fa le foto. Ci manca da quelle due foto che ha pubblicato. Ah, lui fa dei piccoli editoriali. Lui fa dei piccoli editoriali in cui racconta un po' la nostra vita quotidiana. Però non si sa come mai, la maggior parte delle volte la sua vita quotidiana sono le cose che invento. Allora, vai, dacci il nome che controlla Walter, che c'è ancora Facebook. Però secondo me già il fatto che è su Facebook non è così grave. Ma quindi la protagonista è lei? Sì. Suo malgrado. Ma brava Fosca, suo malgrado. Tutta Italia. Sì. Ma senti, scusami, denuncialo. Ma non ci avevo pensato. Lo vai a denunciare, boh, perché anche non vuol dire che perché siamo nella stessa famiglia tu ti puoi permettere di zimbellarmi quotidianamente, usarmi per i tuoi contenuti, eccetera. Ti fa firmare le liberatorie. Lo denunci e fine. Così no, la smetti. Fosca, è vero, non me l'ho mai fatto firmare le liberatorie. Basta, allora, come si chiama Marzia? Si chiama Miliucci Emiliano e scrive sulla sua pagina. Miliucci Emiliano? Miliucci con la C, due C. Miliucci. Sì, Emiliano. Ah, non vi hanno mai disturbato quelli che hanno il nome uguale al cognome? Comunque molto simile al cognome? O comunque che ha un'assonanza col cognome? Tipo... Ah, sì, anche il mio è un'assonanza col cognome. Marco Marchelli. O Bruno Brunetti, quelle robe lì. Hai trovato Miluccio, Emiliano Milucci? Sì, ma non me lo apre sul computer, devo andare sul telefono. Okay, ah, io ce l'ho, fashion model. Ah, è un fashion model, fashion Marzia? Model. C'è scritto magari. Fashion model. Mi piacerebbe. No. Senti, allora, arriviamone a una. Guadagna dei soldi con sta roba? No, magari. Allora denuncia, ma cosa vuoi?
a quel punto potevo chiedere anche la parte. Ma no, certo, certo. Comunque qua c'è gente che dice: grandi Marzia Emiliano, li seguo sempre. Non ci credo. Comunque, capito. Ma... quindi sì, io adesso come la gestisco questa mia notorietà? Cioè la tizia che mi dice: ma che ci fai? Ma io che gli rispondo? Io gli ho risposto la spesa che gli dovevo dire. No, certo, certo, certo. Marzia, allora, secondo me se non ci guadagnate dei soldi, denuncialo. È, okay, la, è la cosa che mi viene da dire. Poi se vuoi adesso chiamiamo tutte le persone che ci stanno scrivendo e gli chiediamo perché vi seguono. Bello. Diciamo, ma perché? Ma no, ok, perché alla fine è Marzia che va a fare la spesa, perché? Bravo, anch'io me lo chiedo, perché, capito? Vedi, okay. Grandi Marzia Emiliano. No, allora vuol dire che siete una realtà, non solo locale, perché forse. I post sono spiritosi, li sto leggendo. Fanno ridere? Allora, cioè, allora, la fosca l'avete conquistata. Allora, fammene leggere uno e adesso ti dico se vale la pena continuare o no, aspetta, Sono un po' lunghettini, Cioè... il numero di persone... io no, non lo leggo, non lo leggo tutto. Ma avete, avete lo scaldotto di Radio DJ? Sì. Ah, dormite con la coperta di Radio DJ, ah, ok. Sì, perché sono tutte proprio storie, cioè devi per favore, raccogli i panni al volo che sta a venire a piove, va bene, ti è, buttali al volo dentro sta bagnarola, grazie, questo è il suo concetto, no, di buttate... quello è uno strappalato, ma io... Ah, è uno strappalato? No, io non li leggo tutti, perché poi alla fine, però non glielo dite, perché insomma dopo un po' diventa... Aspetta, no, questo c'era un pallone che rotolava veloce al centro della piazza, uno sciame di bambini ad azzuffarsi. Guarda, no, va a fare le cose un po' patetiche. Delle cose? Fa le cose un po' patetiche, cioè quelle lì, allora, prova a dare allegorie. No, è che qualche volta si fitosizza. Cosa fa? Fitosizza, fa un po' alla tosa, non so se c'è presente, non so se si può dire nemmeno questo. Cos'è la tosa? Metti giù, va bene Marzia, dai, va bene, ne abbiamo già parlato troppo. Ciao Marzia, un bacio. Ciao. Sta bene insieme. Cos'è la tosa? Ma sì. Mi sembrano abbastanza fatti l'uno per l'altro. È un'ora che ti aspetto, non volevo dirtelo al telefono. Eravamo da me, abbiamo messo i polizi. Era bello finché ha bussato la police. Tu fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta, così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, va bene amore mio, non sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci pesta come un tango e ci fa dire amore tra le palazzi. La tua voce riconosco, noi non siamo come loro. È bello, 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 bello stare così davanti a te in ginocchio, sotto la scritta al neon di un sexy show. Se amarsi dura più di un giorno, è meglio, meglio, meglio che non rimani qui. Io tornerò lunedì. Come si salva un amore se è così distante? È finita la poesia. È un anno che mi hai perso e quel che sono non volevo esserlo. Eravamo da me, abbiamo messo i polis. Ridevamo di te che mi sparivi nei jeans. Fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta, così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, va bene amore mio, non sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci presta come un tango e ci fa dire amore fra le palazzine a fuoco. Giorno è meglio, meglio, meglio che non rimani qui.
lunedì, ma non è mai lunedì. Ah, ma alla fine la Marzia era stata anche dal trio Medusa, alla fine faceva finta di lamentarsi, ma era alla ricerca del... Era delle... una strategia. Eh sì, delle luci scintillanti del mondo dello show business. Sì, noi ci caschiamo subito. Io mi sento sempre un po' usato, mi sento sempre un po' trattato da carne. Allora, ne ho una che secondo me potremmo avere un punto, sulla quale secondo me potremmo avere un punto di vista. Mia figlia ha 8 anni ed ama da morire la danza, ma in vista di una gara è diventata ansiosa e non vuole più andare, forse perché è stata ripresa anche più volte dalla maestra. Dobbiamo assecondarla? La sta vivendo davvero male, 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 male. Allora, ieri c'era l'Alessandra Celentano e quindi nel preparare l'intervista si parlava anche un po' della danza, che è comunque un ambiente duro, ma comunque lo sport è un ambiente duro quando viene fatto a determinati livelli, no? Dobbiamo assecondarla in che senso? Quindi non farla andare, secondo voi, o spingerla ad andare? Io dico spingere ad andare, però. Allora, secondo me anche quello che quando capita a me cerco di fare io è molto sinceramente chiedere a tua figlia quanto le piace fare danza e che cosa pensa di fare. Cioè, è una cosa dove lei si vede farlo, anche se è piccolo, 8 anni, no? Ma tanto come dire fare l'astronauta. Cioè, è una passione che tu vorresti fare di lavoro da grande? Sì. E allora vai, insisti. Sì. Anche perché l'ansia prima delle gare. È capita a tutti, cioè sono fatte apposta per avere l'ansia. Tutte le gare che fai, tutte le partite che uno va a giocare, prima di fare una partita c'ha l'ansia, c'ha l'angoscia, ma è anche il bello di fare dello sport, no? Che arrivi e stai un mese prima e dici: Madonna, manca un mese, oh, manca una settimana, mancano due giorni, manca un giorno, e la notte prima non dormi. Cioè, quell'ansia lì è normale. Ecco, non priviamo proprio i figli dell'ansia, perché l'ansia fa bene, cioè anche la parte bella poi di andare a fare una gara, avere l'ansia i giorni prima. E anche lì forse è stata ripresa dall'insegnante. Gli insegnanti comunque, a meno che non l'abbia menata, però sono lì anche per riprenderti. Cioè, se ti devono elevare di livello, ti devono spronare a migliorare. Quindi sono anche lì per riprenderti. Cioè, non è che si possono mandare i figli a fare sport sperando che non gli dica mai niente nessuno. No? Sono d'accordo. Cioè, se vanno e a penso fare... anche a come sono cambiati i tempi. Perché io, per dire, io da ragazzino facevo portiere in una squadra. Comunque, no, portiere è un ruolo che dà molta ansia. Io non dormivo la notte prima. Certo. Stavo proprio male, quasi fisicamente. Però idem. Mai mi è venuto in mente di dirlo non andare o di dirlo ai miei genitori. È vero, sì, te la tenevi così. Cioè, tenevo tutto dentro e... Sì. E poi piangevo. Poi io... Basta, però si fa così. Però il piacere di partecipare era più forte. No? Era un po' più il senso del dovere, secondo me. Sì, però anche lì, tu non lo dicevi ai tuoi genitori, io sono convinto che neanche sta bambina abbia detto alla madre. Sarà, secondo me, sono i genitori di oggi che continuano a chiedere ai genitori: stai bene? Tutto bene? Hai l'ansia? Ma cosa c'hai? Ti vedo così, ti vedo così. Anch'io c'avevo l'ansia prima di andare a giocare le partite, mio padre non è che mi ha mai detto ti vedo strano oggi, ma che cosa... No, fa parte, lasciateli anche un po' nell'ansia. Oltretutto, è l'ansia di una gara, quindi è un'ansia inoffensiva, cioè non gli succede niente, credo, no? Cioè va a fare una gara, magari decide che poi non lo vuole più fare, o magari decide che diventerà una campionessa, non lo so, però lasciategliela anche provare un po' quest'ansia qua. Dottoressa Andreoli sarebbe fiera, sì, fiera di noi. Dai, vi mettiamo l'ultima canzone, Rita Ora, You Only Love Me, su Radio DJ. I'm outside your house again, freezing in the cold, waiting for the moment I learn to let go. I've been messed up a thousand times with tears in my eyes, but all the pain it fades away when you say it right. I try and I try to tell myself it's alright, cause I'm terrified. You only love me when the whiskey's pouring, four in the morning. You only love, you only love. You only love me when the night is over, no one to hold you. You only love, you only love. You only love me when myself, it's alright, cause I'm terrified. You only love me when the whiskey's pouring, pouring.
Va bene Maurizio, vado Dove vai? Vado a lavorare di là. Oh, stasera c'è Davide Calabria, gli chiedo se si emoziona anche lui prima delle tanto gare. Sì. Ma si sarà emozionato? Pensa se il padre di Davide Calabria diceva: ah no, sei un po' agitato, no, non andare più, non andarci più a giocare a calcio, dai così. Io ho una richiesta, cerchi di diventare amico di Calabria che andiamo a bere le birre. Allora, io lo conoscerò oggi per la prima volta, ma ho l'impressione che siamo anime affini. Cioè, secondo me io e Calabria andremo d'accordissimo. Quindi io vorrei sì, diventare amico. Se diventiamo Calabria, amici, poi andiamo a berci le birrette con Davide Calabria. Grazie. E secondo me anche dell'amaro. Perché c'era, sì, c'era anche una passione per gli amari. No, no, però sì, io ho grandissima fiducia. Maurizio, grazie mille. Dai, l'abbiamo fatta bene lo stesso. E domani in più torniamo nel nostro, nel mondo dei Giove Dilemma. Quindi non abbiamo paura di niente. Domani non abbiamo paura di niente. Grazie Fosca, grazie Walter, grazie al Maurizietto. Ci sentiamo domani su Radio DJ, come al solito, da mezzogiorno a l'una con Cattelan. Ciao!